Presidente, oggi si parla del progetto di educazione finanziaria, impara a gestire il tuo denaro, educare i giovani è fondamentale. Sì, noi abbiamo aderito immediatamente a quello che è stato l'invito del Don Giovanni Barbara, il presidente della Fondazione Zaccheo, proprio perché abbiamo dato la possibilità a questi ragazzi di approfondire, soprattutto in questo mese dedicato all'educazione finanziaria, quello che sono la conoscenza degli strumenti finanziari per poter avere poi la possibilità di fare scelte giuste, perché noi sappiamo che a volte la non conoscenza può portare a scelte sbagliate che non solo arrecano danno a livello personale, ma anche familiare e sociale. Parliamo del gioco d'azzardo. Quindi il collegio, diciamo, gli organi collegiali di questo istituto hanno accolto favorevolmente, proprio perché viene data la possibilità ai ragazzi di approfondire tutti quelli che saranno gli aspetti tecnici, quindi teorici, ma ci sarà anche un momento laboratoriale, un momento di confronto con altri esperti, quindi antropologi, sociologi, ma soprattutto far tesoro di testimonianze di chi ha vissuto dei drammi, quindi cadere, no, in quelli che possono essere dei vizi, giochi d'azzardo, e quindi cercare di trovare quella forza per rispondere positivamente e modificare queste dipendenze. Io credo che sia altamente educativo e quindi i ragazzi hanno questa ulteriore opportunità. Opportunità di sviluppare non solo una loro responsabilità, ma corresponsabilità, perché siamo un po' tutti legati, noi responsabili del bene dell'altro.